Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Allora, proseguiamo le nostre missioni di GTA 5 con Trevor. Allora, andiamo a recuperare l'elicottero. Dunque, dovrei andare di qua. Tra l'altro, là ci sono un po' di cose interessanti da fare fuori dal gameplay, però adesso devo per forza fare questa missione, altrimenti lì si attiva la missione e non posso più fare niente. Andiamo in grande stile. Yeah. Dovrebbe essere un po' più facile andarci in elicottero. Che altrimenti sfondare lì il cancello con la macchina, non lo so. Sì, forse è un'alternativa, però. Vediamo come va così. Tra l'altro mi avete detto che qui c'è un carro armato. Io poi tornerò a prenderlo, così faremo un po' di delirio e panico. Allora, ecco, mi hanno già individuato. Bene. L'elicottero, dov'è? Eccolo là. Vai, vai, vai. Muoviti. Ah, non so se ce la facciamo, è finita l'abilità. Forse sì. Via. Ah, c'è pure un elicottero. Merda. Oh, cacchio, mi ha individuato? No. No, 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 no. Dai, ho solo rubato l'elicottero. Ne avete mille. Ma mi hanno beccato o è proprio l'elicottero che fuma? Oh merda. Ah, mi ha mancato. Mi ce l'ho ancora dietro. Merda. Qua dovrei essere al sicuro. È ancora là. Dai, dai, un po' più veloce. Ah, ce l'ho fatta, grande. This is a big bird. Michael really better get those lessons. Già. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing the chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Ma adesso chissà se ce l'avremo sempre disponibile nella base. Siamo così arrivati. E è lentissimo, altro che. Ce l'ha già il carrello? Sì, ancora poi mi schianto. E poi muoio come un cretino. Ci siamo quasi. Ecco laggiù il nostro obiettivo. Poi comunque tornerò in quella base. Farò un po' di casino.
Eccoci qua. Cerchiamo di atterrare sani e salvi. Piano, piano, piano. Spero che andrà bene qua. No, lo vuole per forza là. Beh, dai. Eccoci qua. Così l'ho rotto ancora di più. Ok. Oh, medaglia d'oro. Grande. Sono rare. Bene, adesso il prossimo. Ma prendiamoci questo bel fuoristrada qua. Dovrebbe essere sottomarino. Yeah. Eccoci qua. Allora. Dunque, devo rubare sommergibile. Però, come si fa? Proviamo a vedere da questa parte, magari c'è qualche indizio. Ah, eccolo là. Spegniamo tutto. Ah, ma ci sono le guardie. Oh. Allora, vi preparo il mitra. Andiamo piano, piano. Anzi, io... Questo è il silenziatore, meglio usare questo. Dove sei? Fuori uno. Cos'è? Aspetta. Ah, è a destra per sganciare il sommergibile. Ma no! Perché mi... Tieni a destra. Mi prende il tasto sopra. E adesso devo... Dovrò entrarci dentro? Proviamo. Sali sul sommergibile, eccoci. Come si fa? Col triangolo? Bene. Andiamo. Trevor! Floyd! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff.
Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. Vediamo un po' se riesco a non incastrarmi qua. Sto facendo un casino. Sarà lontano il punto? No, no, meno male. Pensavo di dover fare tutta la mappa di San Andreas. Cosa ho beccato? Si vede un cacchio. Dai che ci siamo. Non è proprio facile da guidare comunque questo. Dai, ci sto prendendo la mano. Ecco lì il punto giallo. Sto arrivando. No, come? Cosa? Quando? Perché? E chi? Non so cosa ho preso. Ci sono quasi. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Allora devo salire. Eccoci qua. No. Sali su. Su, su. Wow. Ci stanno già inseguendo. Dai allora, forza. Ah no, ma non mi segue nessuno. E che figata. Cerchiamo di non fare cagate. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. You can pull up. Beh, ecco, mi sembrava.
You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Ma che cacchio sei, Bear Grylls? Bene, vediamo un po'. Finirà così la missione? Cosa devo fare? Ehi, come osi andartene? È un passaggio, no, eh? Ha sbattuto in sincrono. Ma che combini? Ma chi ti ha insegnato a guidare, Topo Gigio? Vabbè, ho fatto bronzo. Va bene, allora io mi fermerei qua. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo poi nel prossimo. Ciao a tutti.